A 40 anni dalla morte, il Consiglio regionale ha celebrato con un convegno la figura di Carlo Levi, scrittore e protagonista di spicco dell'impegno civile del Novecento. Il cortile di Palazzo Lascaris ha ospitato una riproduzione del telero e una sessantina di foto di scena del film Cristo si è fermato a Eboli. Le celebrazioni proseguiranno poi a Matera, Firenze, Roma, Napoli e Bruxelles. È una iniziativa che ci consentirà di restituire Levi a Levi e di toglierlo, diciamo, da una certa prigionia di un certo levismo che in realtà non ha costituito gli elementi per far percepire che da quella denuncia anche molti passi in avanti sono stati fatti. E un po' osservando il sud dal Mediterraneo, avendo le spalle al Mediterraneo, ci fa capire come in realtà una prospettiva può essere cambiata. È già accaduto con Matera Capitale Europea della Cultura nel 2019, che segna un avanzamento da quella denuncia con elementi di prospettiva e di speranza concreta e di riscatto per il Sud, che Carlo Levi aveva denunciato le condizioni di povertà e di arretratezza del Sud da Aliano. Carlo Levi è una figura di straordinaria importanza per la storia d'Italia, perché è anche il simbolo di un'apparente contraddizione, un ossimero, un torinese del Sud. È il segno di una invece ricchezza della vita nazionale che dovremmo ricordare, perché questo paese ha bisogno di tutta questa sua straordinaria diversità per uscire dalla crisi, per ripensare non solo il passato, ma soprattutto per rilanciare la sfida per il futuro. Carlo Levi è una risorsa utile, importante, irrinunciabile per fare tutto questo.